Buongiorno e buon venerdì, oggi è 13 settembre, mi sono fatto un caffettino, sono sveglia da un po', ho fatto colazione, ho cambiato mamma, ho steso già i bianchi, ora i colorati e dopo altri bianchi che sono le lenzuola di mamma. Qui è un po' ventilato, ora vi faccio vedere, però si sta bene, caldo, afoso o no? Ma si sta bene. Un pochettino, ventila. Mi bevo questo caffettino. Iniziamo un po' a preparare, a sentire un po' come andranno lunedì a scuola, cosa bisogna portare, quante ore staranno. Penso un 3-4 ore. 3 ore. Quindi Felicità sta guardando La Moon, il cartone animato, quello giapponese. Infatti ho detto a Felicità, questo lo guardava mamma, a me piaceva tantissimo La Moon su Prime. Bello, molto bello. A lei piacciono i personaggi giapponesi, i personaggi femminili giapponesi. Infatti voleva la cover, alle magliettine, sono belle, pure a me piacciono. Ci vediamo tra un po'. Ho svuotato la lavastoviglie, adesso faccio un bel lavaggio col cura lavastoviglie, metto a posto qui. Felicità sta giocando, sto ritirando online le analisi che sono andata a fare a Margherita, mamma, l'altro giorno, le posso ritirare online e devo fare una prenotazione al CUP per una visita di nuovo in ospedale, quindi che telefono sia. Mamma mia ragazze, oggi sono le 12:10, io ora ho finito di stare seduta, è vero, ma per chiamare il dottore, la prenotazione delle analisi, e un'altra, il ritiro delle analisi online, che non ho ancora ricevuto perché dice che non è ancora disponibile. Insomma, si sono fatte le 12:10, ho fatto solo
Una cosa che non c'entra, cioè, c'entra con le pulizie, ma non era in programma, solo che a me quando poi il cervello va fuori campo, mi faccio vedere cosa ho fatto e devo finirlo, per forza, perché è tutto appiccicoso a terra. Sono le 12:10, ho tirato la scopina in tutte le camere, ora la lavo per terra in tutte le camere, ho messo a fare i piselli per i ragazzi. Io mangio veloce un panino perché devo pulire, sistemare in bagno e vi faccio vedere il perché. Ora te lo tolgo. Ho tolto il pavimento. E quindi questo. E ora ho messo tutto acqua e candeggina perché è molto appiccicoso. Ho chiuso così non va Alice. Lavo per terra nelle camere. Ho messo a fare i piselli. Oh, quanto fastidio che mi dai tu. E ora abbiamo la visita il 18 in ospedale, quella nel reparto dove porto mamma sempre a fare il controllo. E poi il 28 settembre, no, il 26 settembre, giovedì, abbiamo la visita dove siamo andati l'altro giorno e ce l'hanno disdetta. Quindi a Barletta si dice io in un casino. I piselli non li copro, se no si sbucciano nella cottura. Dopo che iniziano a cuocersi, poi metto a metà il coperto. Quindi ci vediamo tra un po', ragazze. Allora ero di là e ho sentito, ero in camera e ho sentito gridare Tupputi. Meno male che ero in casa, anche perché, cioè, oddio, ritorna, però. Un pacco indietro è un peccato sia per chi lavora, chi lo porta, sia per me che non lo ricevo. Perché il citofono ancora non funziona e ormai si sono così rassegnati i corrieri. Questo è il postino delle poste, che il corriere delle poste. E ha gridato Tuputi perché io ordino online, quindi diciamo si possono anche permettere di fare questo perché, oddio, non mi hanno chiesto il permesso perché. Ma. Non me ne frega niente, anzi ha fatto benissimo. È arrivato il pacco Temu che adesso vi faccio vedere. Cos'è arrivato? Brrr. Allora vi faccio vedere le cose piccoline e poi le cose grandi. Allora ho preso queste chiavi. Mamma. Perché voglio farle in un quadretto. Guardate che carine queste chiavi a forma di coniglio. Sono piccoline, però ho un'idea da fare per mettere qua, su questa parete qua. Vabbè, poi vi faccio vedere. Ho preso la cover per Felicita giapponese, ho preso due di questi che li voglio provare per mettere nel bagno, che sono questi qua del rubinetto. Così li ho pagati 70 centesimi l'uno. Ah, quanti ne ho presi? Ah no, quattro ne avevo presi, sì. Quattro di questi. Poi ho preso questa targa che mi è piaciuta tanto, sempre da mettere nell'ingresso. È una targa d'alluminio. Vabbè, poi vi faccio vedere come esce. Questi, che ora vi faccio vedere, questi qua per la doccia e i rubinetti, diciamo, per non far cadere capelli, roba varia. Questo è l'adesivo per la zanzariera che mi si è rotta e questa mini borsetta per Felicità. E poi vi faccio vedere il resto appeso. Queste sono le prime che devo incorniciare, però poi vi dico come, perché sono già a mo' di cornice, però vi dico come le devo appendere. Sono da mettere sempre nell'ingresso. Guardate che belle. Queste le ho pagate 12 euro, tutte queste. 12 o 12 o 9, non mi ricordo bene adesso. Sono bellissime e poi vi faccio vedere il resto. Cioè, mi volevo mettere nel letto, dove mi metto? Si è messa pure sul posto mio. Allora ragazzi, io ho abbassato, ho mal di pancia di nuovo. Niente, devo proprio eliminare i semi e le verdure per ora, perché mi è venuto di nuovo mal di pancia. Comunque ha tirato un vento fortissimo oggi e io ho messo giù così i tendoni.
Non so se li rialzo sinceramente. Vi faccio vedere veloce questo top e flop di così butto la plastica, sono pochissimi, anche perché alcuni bagnoschiuma li ho buttati, vabbè, sono sempre questi. Comunque questo Vidal a noi ci piace di più quello all'aloe vera, infatti l'ho finito io perché Savino ha detto mamma non lo prendere più. Ok. Vidal shampoo, buono. Quando capita che non trovo niente, lo prendo. Fabuloso, fresco mattina, non mi fa più impazzire più di tanto per essere un blu. Smac Express bagno, ragazzi, a me non piace, io l'ho finito proprio perché cioè, non si butta nulla, però a me non piace. E io risolvo per carburato di sodio attivo per capi neri e colorati, molto buono. Questi sono veloce veloce, così li butto questo, non mi piace, non mi piace proprio, non mi piace. Comunque, è questo il cura lavastoviglie della Dexal che è buonissimo. Io l'ho usato sempre, quando sono stata a Eurospin l'ho preso. Ragazzi, ho proprio mal di pancia, mi fa male tanto. Ora mi faccio una bella camomilla. E non so se bermi questo al mirtillo, non lo so, mele mirtillo, ora vediamo, non lo so. Ah, ho provato anche il ripara zanzariera ed è ottimo, infatti ora lo devo mettere a posto. E poi cos'altro mi è piaciuto? Ah, i tappi, vi faccio vedere nel bagno, domani finirò di pulire a terra col pavimento tutto. Colla. Guardate, questo è quello che è rimasto, però domani lo pulisco con più. Infatti, sì. L'importante è che non è più appiccicoso a terra. Guardate il tempo, come tira vento. Mamma. E i tappi sono ottimi. Guardate. Ottimo, ho messo sia un po' che. Ci vediamo dopo. Allora ragazze, sono le 5:30. Io ho i dolori alla pancia, mi fa male tantissimo. Ma non è la pancia, è intorno all'ombelico che mi fa un male. E ho detto, Alice era sul letto qua, ho detto a Vici, mi sente, cos'è un'altra bimba per me. Ho detto Alice, vieni vicino alla pancia, si è messa vicino alla pancia, chissà mi fa passare un po' il dolore, che i gatti sono terapeutici. Vero amore, mi fai passare il dolore? Però basta che non lo prendi tu, eh. Oh, mi fa male. Mi sono fatta una camomilla, ma è bollente. Ora ce l'ho di là. Felicità sta sul divano perché si è svegliata. Ho voluto stare con me di là che ho finito nel cucinino. Per fortuna ho lavato a terra, ho lavato il bagno, ho fatto tutto stamattina. E io mi sono messa nel letto. Mamma sta mangiando il kefir che prende la pillola. Ah, il tepore, come si sente il tepore di Alice vicino alla pancia? Sto guardando le repliche di A un passo dal cielo. Qui ha tirato un vento forte oggi a Luna che ho abbassato i tendoni diritti. Adesso si è scarito, si è calmato più che altro. Si era un po' annuvolato, però. Come sembra non ha fatto niente. Invece li ho alzati gli altri due così entra la luce senza che accendiamo già la luce del lampadario. E qua invece l'ho lasciata abbassata. Qui, questa della camera da letto. Che dolore. La tachipirina ha fatto pochissimo effetto.
Dovevo scendere e andare all'aereo da Catino, qui dove io ho lavorato tanti anni, più che da lui, dal fratello e dallo zio, dal fratello e dal cugino. È un supermercato l'aereo. E ho chiamato stamattina, ho detto: Cosimo, tu fai i biglietti del calcio di domani, del Barletta, che domani c'è il Barletta qui a Barletta, qui vicino casa ce lo sta. Perché mi ha detto: mamma, non sono andata a prendere, me lo prendi tu da Cosimo l'aereo? E dovevo scendere alle 6 perché mi ha detto: Virginia, non venire stamattina, oggi pomeriggio li facciamo. E ora va Sabia a prenderlo. Mi fa male. Ora mi bevo la camomilla sperando che mi passa. E tu non mi aiuti, bella? Ali? Non mi aiuti? Ci vediamo dopo.